Bene, buonasera a tutti. Riprendiamo questa sera il nostro ciclo di incontri, i nostri incontri insieme ai grandi pensatori e filosofi che ci terranno per mano, come il professor Riccardo Fedriga dell'Università di Bologna insieme al dottor Di Bella ci farà entrare in questo meraviglioso mondo di Tommaso d'Aquino, anche inconsueto. Io questa sera porto i saluti da parte dell'assessore alla cultura che ha avuto un contrattempo, Valeria Antonioli, ma che ci raggiungerà a brevissimo. Mi fa molto piacere che questa ripresa sia sempre partecipata e sono contenta, così colgo anche l'occasione per fare a tutti gli auguri di un buon anno ricco sempre di tante cose belle per tutti e soprattutto di questo tipo di cose. Vi ringrazio, non vi rubo altro tempo, lascio la parola a chi ha molte cose più interessanti di me da raccontarvi. Buona serata, grazie. Dopo l'augurio filosofico della dottoressa Salvetti, ecco, vabbè, saluto anche mio, che ho avuto la cultura di organizzare questo ciclo, come tanti, dal 1980, perché mi sono 40 anni quest'anno, quindi forse anche bene per ricordare che questa rassegna con il titolo Che cosa fanno gli filosofi fu organizzata anche grazie a Umberto Eco, che così in qualche modo viene indirettamente ricordato anche stasera, poiché si parla di Tommaso d'Aquino. E diciamo che il primo lavoro di Umberto Eco fu proprio come tesi di laurea l'estetica di Tommaso d'Aquino, poi pubblicato in un volume con anche altri argomenti di filosofia sull'arte, arte e bellezza nell'estetica medievale, tema che chissà che non capiti di affrontare non soltanto quello dell'estetica medievale, ma in generale dell'estetica. Qui con noi, ringrazio, c'è Riccardo Fedriga, già accennato dalla dottoressa Salvetti, professore dell'Università di Bologna, insegna, adesso ci sono tutte qualificazioni poco chiare, ma comunque è nell'ambito di quello che una volta era la facoltà, l'istituto di filosofia, insomma si occupa di, ovviamente di filosofia, di storia delle idee, anche di storia della lettura, che è una cosa per la biblioteca molto, molto interessante, molto importante. Nella scheda che voi avete avuto, naturalmente ci sono riferimenti ad alcune sue opere, le più recenti, tenete conto che ormai in internet si trova tutto, si trova anche il curriculum nella voce sub Università di Bologna, sotto il professor Fedriga, con il suo curriculum e anche con la lista delle pubblicazioni, che è una lista molto lunga di articoli, saggi e insomma quant'altro. Quindi è inutile ripetere dei titoli che possono essere reperiti molto facilmente. Tommaso d'Aquino, in questa serie dedicata, no, alla morale oggi. Tommaso d'Aquino è il filosofo della Chiesa Cattolica, anche se non molto praticato in tempi più recenti. Direi che è più praticato, senz'altro. Ci sarà anche un appuntamento con Agostino di Ippona in chiusura di questo ciclo. Ma Tommaso d'Aquino rappresenta l'assoluta razionalità, la gerarchia dei concetti, la logica portata, credo si può dire, alle estreme conseguenze. È ispiratore dal punto di vista teorico di Dante Alighieri. E insomma, mi era parso che fosse opportuno in una serie dedicata alla morale oggi, vista dal professore, ovviamente, che vivono la contemporaneità, in compagnia, come sapete, e questo è il carattere di questo ciclo, di antichi e moderni pensatori. E
non si può dire che Tommaso d'Aquino, dottore angelico per la Chiesa, non sia un grande pensatore. Con l'occasione, come al solito, mostriamo dei frammenti del nostro archivio che comincia a essere insomma, molto folto, molto ricco, sono alcune centinaia di registrazioni video. Ce n'è una del 1988 perché è che, della quale vi faremo vedere circa 3 minuti, in cui si vede il professore Antonino Poppi, che era professore di filosofia morale dell'Università di Padova, dicevo, nel 1988 partecipa a una delle serie che si intitolava De Anima, dedicata alla psicologia, e a lui era stato assegnato un tema, un titolo, Anima Naturaliter Christiana, che è un'espressione che si trova in Tertulliano. Era apparso allora, ma mi sembra ancora possibile proporlo oggi, occuparsi di questa visione per cui, del resto lo stesso Benedetto Croce dice, non possiamo dirci cristiani, ma qualche secolo prima Tertulliano lo aveva detto in una forma molto elegante. Però questo frammento del professor Poppi può essere interessante per vedere come ci sia questa bipolarità tra Tommaso d'Aquino e Agostino d'Ippona. Ma non aggiungo altro, vediamo e soprattutto ascoltiamo questi sono 2 frammenti, sono uno di seguito all'altro. Prego, grazie. Più sistematica, lucida, è venuta con Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino, dopo i padri della Chiesa, ricordati dal dottor Di Bella all'inizio, sui quali non è possibile assolutamente nemmeno accennare, che erano più quasi tutti entusiasti di Platone e in qualche modo polemici con la corporeità, perciò anche una spiritualità cristiana negativa, che ha risentito penosamente di quella antropologia platonica, Agostino è, anche per esperienza personale, nemico della corporeità, ha paura, è impaurito della corporeità, della propria sessualità. Le esperienze di Agostino lo hanno mortificato in modo tale da correre a Platone e forse dimenticare un pochino la Bibbia. Diremo subito, se mi permettono ancora qualche minuto. E il primo nel pensiero cristiano che ha questo coraggio di impostare il problema dell'anima in modo serio, in modo non dualistico, è Tommaso d'Aquino. Ed è un risultato bellissimo e ancora, secondo me, che conserva anche oggi una grande validità teoretica. Una grande validità teoretica. Cioè anche noi possiamo in qualche modo accettare come convincenti, persuasive, le ragioni che lui ha portato per dimostrare questa struttura dell'uomo. Noi facciamo dei miti, come Platone, cui noi continuiamo a parlare in termini non dimostrabili logicamente. Affidiamoci a una barca, alla fede. Abbiamo la speranza, c'è la probabilità, c'è la speranza. Non basta. Non è solo speranza. Non è un'esperienza sentimentale. Spinoza stesso, molti si appellano a lui, sentimus et esperimur nos eternos esse, scriveva Spinoza. È un dato di esperienza. Comprende? Questa esperienza come la dimostri? Con la fede, dicono. Col sentimento. Nei grandi momenti di intensissima esperienza spirituale. Una preghiera altissima, Madre Teresa di Calcutta. Una preghiera come la sua. Un'amicizia immensa, un amore folle ci fa sentire al di là della corporeità. Questi momenti solo denotano, no, è troppo poco, sono soggettività tue, a me non fanno né caldo né freddo, io non le ho mai provate. Non bastano le esperienze sentimentali, fideistiche, è una posta troppo grave, si tratta di noi tutti. O la ragione arriva oppure sono sentimenti soggettivi tuoi, non mi bastano, non mi persuadono affatto. Sono forme misticheggianti quelle, comprende? Non sono ragioni. Allora qui si gioca il destino dell'anima. Quindi questo è un religioso
appunto padre Antonino Bocca, professore di etica, che mostra chiaramente la sua predilezione. Ora il professor Federica ha come titolo della sua conversazione, ecco, caso per caso, azione morale e debolezza della volontà. Caso per caso fa riferimento al modo di procedere, alla casistica, no? Enorme, infinita, in tutti gli scritti si può dire di Tommaso d'Aquino, per cui è tutto per ogni cosa, di ogni cosa si pone la questione, quindi è un trionfo dell'analisi. Si può dire questo, si può dire quest'altro, analisi, sintesi, conclusioni, insomma, ecco, è il trionfo della razionalità. Detto questo, non aggiungo altro, perché siamo qui per sentire. Sì, grazie. Grazie mille, dottor Di Bella, per avermi accolto in questa splendida biblioteca. Grazie, dottoressa Salvetti. Grazie a voi per essere venuti oggi ad ascoltarmi. E comincerò subito con descrivere sostanzialmente un po' il percorso che oggi faremo. Lo faremo da un punto di vista di una persona che, tra le cose che... mi sentite, va bene così? Ci siamo? Perfetto, grazie. Che tra le cose cui oggi un po' predilige, un po' ti vengono messe a insegnare nell'attuale organizzazione dell'Università Italiana, insegna anche una disciplina che è la storia della filosofia medievale, e quindi su Tommaso sono autorizzato a dire, ad esempio, che se si va a vedere effettivamente qual è il pensiero di Tommaso, il mio punto di vista non sarà proprio così concorde con quello che abbiamo visto. Non solo, ma quello che io vorrei fare è una piccola provocazione, cioè vedere come, risalendo anche a cose che magari avete già sentito in occasioni precedenti, cioè risalendo alle fonti del pensiero di Tommaso, cioè Aristotele principalmente, Tommaso non è poi così ferreo e così logicamente assolutamente inscalfibile come un diamante o come ci è stato presentato dalla tradizione neoscolastica, cioè come quella costruttore sostanzialmente della dottrina cristiana, sia post-tridentina sia successivamente all'enciclica di Leone XIII, ma è un pensatore che molto deve alla tradizione aristotelica, quindi alla tradizione dei classici, alla classicità greca e anche alla tradizione che risale ad Agostino, cosa che può sembrare una cosa così estranea. Siamo abituati a ragionare per opposizioni, quello che vorrei fare io è un po' confondere le acque, far vedere come queste opposizioni in realtà sono opposizioni fino a un certo punto, cioè la posizione di Tommaso è molto molto chiara, ben delineata, ma ha dei debiti nei confronti di filosofi e teologi precedenti, e il banco di prova sul quale lavoreremo oggi è, per dimostrare questo punto, è una parte del problema della valutazione dell'azione morale caso per caso. Questo ha pienamente ragione il dottor Di Bella, cioè ogni azione morale deve essere da Tommaso valutata in relazione a un contesto e a un tempo nel quale l'azione viene compiuta, caso per caso, misura per misura, insomma, si rievoca anche poi opere shakespeariane, cioè il contesto nel quale ci troviamo determina il nostro giudizio. Perché? Perché vi sono dei contesti nei quali noi possiamo, essere affetti, diciamo così, per essere abbastanza precisi, perché sono le passioni che fanno sì che noi abbiamo questo tipo di malattia, chiamiamola così, per cui siamo affetti appunto da una sorta di mancanza di forza etica. Cioè, spiegherò bene fin da subito, noi nel nostro agire, principalmente individuale ma anche collettivo, vediamo qual è il bene che corrisponde al nostro miglior giudizio, che corrisponde al nostro fine
che è la felicità terrena e poi la felicità celeste, ovviamente la felicità, la beatitudine. È innegabile che tutti i pensatori medievali sono pensatori cristiani, quindi è questo presupposto di partenza di ogni analisi di pensatore medievale. Ebbene, questa mancanza di forza etica può portare a una sorta di incapacità del dominio di noi stessi nell'agire morale, per cui noi vediamo che una cosa è bene farla, sarebbe bene farla, vediamo il bene e non lo compiamo. Per una qualche motivo noi sappiamo benissimo qual è il fine che dovremmo raggiungere, e questa è una cosa che riguarda la nostra vita quotidiana, siamo tutti un po' deboli di volontà, francamente. Io so benissimo che stare sul divano a guardare 48 ore al giorno televisione o reti mi rintontisce e mi impedisce di fare quello che veramente dovrei fare, cioè ad esempio venire a parlare, studiare, fare tutta una serie di cose. Eppure per una sorta di pigrizia mentale io vedo il bene e scelgo invece di attenermi a un'altra azione morale e compio diversi gradi di male che vengono giustificati volta per volta e analizzati volta per volta da Tommaso. Dove risale? A chi risale questa teoria? Ad Aristotele. È una teoria, in greco si definisce akrasia, cioè akratos, mancanza di forza morale. Io so quello che sto facendo, ripeto, eppure per pigrizia mentale, per incapacità di discernere, ho un momento di annebbiamento e agisco come se fossi ubriaco, dice Aristotele, perché sono annebbiato dalle passioni. So benissimo che non devo tradire il mio amico, assolutamente, ma in quel momento ho una tale ambizione del potere che lo denuncio e ne prendo il posto. Sono bloccato dalla passione del potere, in questo caso. Il potere, la brama d'amore, il sentimento, tutto quello a cui volete applicare l'azione delle passioni. Scambio l'oggetto della mia attenzione con un altro. Questo perché, di nuovo, le passioni fanno sì che io ritenga che l'oggetto in base al quale io devo agire sia X, mentre il vero oggetto è Y, e io lo scambio. Perché? Perché in quel momento la passione fa sì che il mio giudizio, che è sempre un giudizio universale, perché per Tommaso il giudizio è sempre un giudizio universale che non deve mai essere, non deve mai scendere al livello della sensibilità, perché la sensibilità, la percezione non è sicurezza. La sicurezza c'è quando a un certo momento io esprimo un giudizio certo e sicuro e ho una scientificità, cioè universalmente io dichiaro che questa cosa, questo legno è fatto in questo modo, ha questa venatura e via dicendo, e che questo è un tavolo. Se io a un certo momento, perché offuscato dalle passioni, scambio questo tavolo per un'altra cosa, posso giudicare che questo tavolo è morbido o più rigido o quello che ci pare, e agisco in conseguenza del fatto che le passioni mi hanno fatto, mi hanno distorto dal giudizio. Quindi abbiamo già un punto su cui cominciare a fissare alcuni elementi. Il primo è che i giudizi si esprimono su punti universali, sono i famosi sillogismi, insomma, sostanzialmente, cioè giudizi universali. Il secondo punto è che alcuni sillogismi pratici, cioè che mi inducono ad agire, possono essere offuscati dalla sensibilità. C'è un contrasto tra una ragione che dovrebbe giudicare completamente libera da qualsiasi riferimento ai sensi e i sensi che invece contribuiscono attraverso le passioni che appartengono per Tommaso, diversamente che per noi è sensibile, ci fanno, ci distaggono. In questo senso questa mancanza ci coinvolge nella nostra vita quotidiana e determina una buona e un cattivo agire singolo e individuale e anche magari un rimorso per aver agito male o sì, per avere, perché
ho anche, dal momento che io so che cosa dovrei fare, se per pigrizia, se perché distorto dalle passioni, se per tutti i motivi che abbiamo visto io poi agisco male, e precedentemente io so che a monte avrei dovuto agire in un certo modo, non rimango insensibile al fatto che so benissimo che avrei dovuto operare una certa scelta e non l'ho fatta. Mi rimane il rimorso di non aver agito in un certo modo. Lo vedremo, sono esempi che poi troveremo nella letteratura e io farò anche dei riferimenti, non mi baserò solo ed esclusivamente su Tommaso o sui pensatori che prenderò in considerazione, ma faremo dei riferimenti perché sono dei luoghi comuni quasi che si trovano in moltissimi scrittori sino ad oggi, così come noi stessi dal momento che racconto la nostra vita. Tolto il singolo individuo, la mancanza di forza etica ci coinvolge come collettività anche nelle nostre scelte di vita quotidiana e determina una buona o una cattiva partecipazione alla vita civile. Cioè io so che per il bene del pianeta io dovrei agire in un certo modo per tutta una serie di motivi che sono legati a una sorta di passioni collettive, chiamiamole così, che ci portano a, per pigrizia, per comodità, perché imposti dal mercato, per tutta una serie di cose, a cui Tommaso è comunque estraneo, ma che vede alla base questo tipo di storia, noi agiamo contrariamente a quello che dovrebbe essere il miglior giudizio, cioè la salvaguardia di quello che per noi dovrebbe essere o sarebbe o sarà la nostra felicità, cioè lo star bene su questa terra. Se io sto bene poi su questa terra starò bene, nel qual caso Dio mi elegga e mi elimini dai sommersi e mi scelga tra i salvati, starò bene anche laddove l'Altissimo avrà scelto di collocarmi. D'accordo? Benissimo, partiamo dalle scelte. E partiamo come al solito dai greci, si parte sempre dai greci. Pensiamo a Edipo, ovviamente. Edipo, scelta individuale, Edipo uccide il padre e sposa la madre, non sa che c'è un'antica punizione degli dèi che grava e determina attraverso l'azione morale che Edipo compie il destino della sua stirpe, agisce quindi senza sapere che si trova all'interno di un disegno divino che non lo comprende del tutto, sostanzialmente, e che agisce in virtù di una forza estranea che dall'esterno aggredisce la mente degli uomini facendoli agire in un determinato modo e così facendo compie un'azione che è contraria a quello che lui avrebbe voluto fare. È questa un'azione che va e rientra sotto quella che potremmo definire la mancanza di o la debolezza di volontà? No, non del tutto, perché ci sono delle forze esterne alle quali Edipo, cioè gli dèi, alle quali Edipo non si può comunque sottrarre, che ne determinano la scelta. Lui non poteva sapere precedentemente che la donna per la quale aveva ucciso il padre era coinvolta in una tutta una serie di disegni divini di cui non conosceva le cause sino in fondo, ma aveva solo una concezione parziale. Le cose cambiano e ci avviciniamo a una maggiore interiorizzazione quando con Euripide il male non viene più considerato come una forza esterna, ma diventa parte dell'essere degli uomini. Euripide dice che il demone dell'uomo, ciò che spinge l'uomo ad agire, è il carattere. Ne abbiamo un esempio nella Medea. Nella Medea abbiamo, Medea è consapevole delle azioni che compie e consapevole del valore morale delle azioni che compie. Edipo era solo consapevole delle azioni che compiva, ma non rifletteva su quello che poteva essere il valore morale, perché non ne conosceva tutte le ramificazioni. Medea invece ci dice: capisco quali mali dovrò compiere, ma più forte dei miei propositi è la passione, la quale per gli uomini è causa dei mali più tremendi, e lo
fa mentre uccide i propri figli per vendicarsi di Giasone. Qui abbiamo proprio una consapevolezza, un'interiorizzazione dell'azione morale. L'idea quindi sancisce la lacerazione dell'animo del soggetto, per i greci la psiche, e ci dice che i buoni propositi possono essere vinti dalla passione, in greco thymos. I buoni propositi si definiscono bulesis, come verrà poi ripreso da Aristotele. Veniamo quindi brevemente ad Aristotele. In primo luogo Aristotele costruisce un'etica che, io so che voi avete lavorato su Socrate anche, nel senso avete seguito una cosa sulla morale di Socrate, bene, rispetto a Protagora ad esempio è una concezione completamente diversa quella di Aristotele. Perché? Perché Aristotele costruisce una teoria etica completamente indipendente dalla teoria della conoscenza. Scopo dell'etica di Aristotele è lo studio delle virtù e del comportamento morale, considerato autonomamente rispetto alla riflessione intellettuale. È una scienza come se fosse la fisica, come se fosse la chimica, con un proprio oggetto, con un proprio particolare scopo, con un proprio fine. E qual è il fine? L'analisi delle azioni buone in relazione ai beni pratici, cioè in relazione alle virtù. Aristotele costruisce e analizza in particolare una teoria delle virtù in base alla quale le virtù stesse sono al centro della vita etica e non è più la conoscenza a essere al centro della vita etica, a precedere la vita etica. Cioè, le virtù stesse e non il loro risultato sono l'oggetto della vita etica. Così il vizio, che è il contrario della virtù, è la peggiore condizione in cui versa l'individuo, perché da un lato generazione malvagia, sappiamo che per Aristotele essere virtuosi vuol dire tendere necessariamente al bene, l'uomo nasce con questa tensione, Aristotele la chiama orexis, questa tensione verso il bene. Se qualcosa ti impedisce di agire male, ecco che è il vizio, logicamente il contrario. Ma non solo è questo il vizio è anche ciò che distoglie l'uomo dalla realizzazione di sé, cioè dal fatto di essere virtuoso. Cioè da un lato ti fa fare azioni malvagie, le azioni malvagie ti portano lontano dall'essere una persona virtuosa, e siccome tu per natura devi essere virtuoso, ecco che sei vizioso, cioè sei il contrario di quello che per natura, cui per natura tendiamo in quanto uomini. Per Aristotele, Tommaso riprenderà queste posizioni e le innesterà nel concetto della volontà di Agostino e prima ancora di Paolo di Tarso, cioè le innesterà nel contesto della cristianità. Non mi soffermerò su Aristotele, e anche perché andremo avanti per tempo e tempo, ma analizzeremo proprio il momento in cui il termine, e cioè il termine acrasia, cioè questa debolezza, chiamiamola così, e adesso possiamo anche affiancarla a un altro termine, che è debolezza di volontà. Per Aristotele la tendenza dell'uomo ad agire non è una vera e propria volontà, è praticamente quasi un istinto naturale che l'uomo ha ad agire. Nell'ingresso e nella diffusione del cristianesimo, e in Paolo in particolare, e nelle lettere di Paolo ai Romani in particolare, e nella lettera settima, per essere ancora più precisi, 17-18, sono i passi, Paolo inventa sostanzialmente, riprendendolo da tutta una tradizione giudaico-cristiana, giudaico nel vero senso della parola, perché Paolo era un ebreo convertito e che si era formato sulla tradizione della classicità greca, ecco che Paolo
introduce nel percorso che stiamo compiendo il concetto di volontà. Sostanzialmente la volontà è una facoltà dell'anima autonoma e indipendente rispetto alle altre, non è un istinto che ci porta naturalmente al tentativo di soddisfare alcuni bisogni che possono più o meno essere deviati e così ci portano ad azioni virtuose o non virtuose, se vediamo che sono virtuose e scegliamo di non compierle. No, abbiamo proprio una facoltà dell'anima e questa facoltà dell'anima è la volontà, e la volontà ci porta ad agire. Ha una fisionomia, diremmo oggi, cognitiva autonoma, la volontà, appartiene alle facoltà superiori dell'anima e è una facoltà che non dipende né dalla ragione né dalla passione. Ha una sua indipendenza, una sfera di agire propria. Questa è la peculiarità che viene inserita da Paolo di Tarso e verrà poi ripresa da Agostino di Ippona. In Paolo è più sofisticata, perché la volontà è una norma, è una legge che ci impone di agire in un certo modo contro un'altra legge, che è la legge divina, che cerca di, come dire, limitarci al nostro essere morali, mortali, per far sì che noi non cerchiamo di essere come Dio, perché altrimenti la nostra volontà sarebbe talmente smodata, se non ci fosse una legge che ci blocca nella conoscenza, che noi cercheremmo di essere, di arrivare in qualche modo ad identificarci con il creatore, creatore di tutte le cose. Come arriviamo a identificarci con il creatore? Cercando di possedere e di conoscere tutte le cose sensibili del mondo che sono state create da Dio. A un certo momento abbiamo una legge, che è quella divina, che ci dice: no, basta, tu più di questo non puoi conoscere. D'accordo? Bene, lo scontro tra queste due volontà dà effettivamente la misura della possibilità e della capacità di agire che l'uomo ha su questa terra. Scrive in Romani 7,19 Paolo: non il bene che voglio faccio, ma il male che non voglio. Come vedete, il punto è non il bene che voglio, io ho una volontà che tende al bene e non sono costruito come una macchina che ha un istinto che mi porta per salvaguardia il bene, come per quanto riguarda il naturalismo di Aristotele, cioè devo compiere un'azione in seguito alla mia volontà ed è il bene che voglio e non lo faccio, ma faccio invece, cioè compio il male che io non voglio, cioè nonostante io sappia, o meglio, più che sapere, nonostante io voglia il bene, la mia azione e la mia scelta e ciò che compio è il male che io in realtà non voglio. Questo è il peccato per Paolo. Questa è la debolezza della volontà. Quella che avevamo visto essere una mancanza di forza etica diventa una mancanza in relazione a una facoltà intellettuale per quanto riguarda la volontà di Paolo. Il caso più tipico è la famosa sigaretta di Svevo, no? Voi pensate alla coscienza di Zeno, lui sa benissimo che fumare gli fa male, è chiarissimo, non è il bene che vuole, assolutamente, ma è il male che non vuole e non riesce neanche a fermarsi, continua, ben consapevole del fatto che comunque, e apro una parentesi, trincerandosi, nascondendo e mentendo al padre di continuo, dicendo smetto quando voglio,
In realtà non smette assolutamente quando vuole, perché ha una volontà talmente debole che è continuamente deviata dal male che non vuole. Il male che non vuole è un male sensibile che lui cerca di perseguire all'infinito. Cioè la legge della volontà del singolo uomo cerca di sconfiggere la legge delle cose che non puoi avere in assoluto, una sorta di desiderio di onnipotenza si cela dietro questa piccola azione di continuare a fumare una sigaretta dopo l'altra e di inventarsi il fatto che può smettere tranquillamente. E non a caso lo schiaffo finale che riceverà dal padre sarà l'ennesima punizione in relazione all'ennesima menzogna. Menzogna davanti a se stesso, perché la sua volontà è assolutamente incapace di contrastare, il male che non vuole. Questo è il peccato. Non si tratta più di una vittoria della passione sulla ragione, ma l'azione è malvagia perché è frutto di una cosa che cambia anche di... Buonasera. L'assessore mi parla tanto. Ah, ecco. Debolezza di volontà. Ma bisogna vedere, perché magari ci sono state tutte una serie di cause strane che l'hanno portato ad essere qui e noi non possiamo saperlo. Infatti, non potete sapere. Esattamente. Sono ottimista, per cui è sempre molto... caso per caso. Bene, cosa significa a questo punto questo cambiamento? È un cambiamento che è anche una cosa che i filosofi chiamano uno slittamento semantico, cioè un cambiamento di nome, sostanzialmente. Dal termine acasia si passa a un termine che è incontinenzia, cioè il modo in cui viene tradotto il termine greco in latino è incontinenzia. Cioè incapacità di contenere, in greco è, siccome Paolo scrive in greco è l'acrasia, l'incontinenzia per quanto riguarda i latini è l'incapacità di, come dire, trattenere la spinta ad agire in senso malvagio, abbiamo visto che cos'è, volere il male che non si vuole, in virtù della quale, scrive ancora Paolo, l'uomo può liberamente e senza alcuna costrizione dire sì o no e agire di conseguenza sotto la propria responsabilità. C'è un principio di responsabilità che agisce in Paolo e che troveremo anche poi in Agostino. L'azione è malvagia perché è frutto di incontinenzia proprio, incapacità di contenersi. Questa incontinenza può portare o al decidere liberamente perché è offuscato dalla propria debolezza ed è l'incapacità del fumatore che è offuscato dalla propria debolezza davanti alla sigaretta, ma se ci pensate bene è anche la debolezza del peccato originale. Questo è il caso, è quello che riguarda, se vogliamo, alzare un po' tantissimo, all'infinito il livello. Davanti alla debolezza del peccato originale non si resiste e davanti al contorcimento del serpente che come passione, come dice, coinvolge e orienta la decisione della volontà, ecco che fa sì che loro, Adamo ed Eva, sappiano benissimo che cosa succede perché gli è stato anche detto. E quindi sanno benissimo che cosa gli sta per succedere, che cosa potrebbe succedere se facessero quello, eppure nonostante lo sappiano benissimo, e ne sappiano benissimo i risultati, cioè la cacciata dall'Eden, agiscono di conseguenza e verranno poi cacciati. Oppure non si sa decidere, si rimane sospesi, si rimane sospesi. Ecco, come Don Abbondio, Don Abbondio cerca, ci sono tantissimi passi, Don Abbondio è Don Abbondio, i Promessi Sposi e il Manzoni sono un manuale di tomismo e di parti prese da una filosofia seicentesca che è il giansenismo e quindi riprese del pensiero agostiniano, ma che cosa succede? Pur di non subire la conseguenza di quelle che sono le proprie azioni, Don Abbondio cerca di svicolare in tutti i modi e decide di non agire. È l'uomo italiano, per
quello vi ho preso anche un po' il rappresentante per eccellenza, no? Si va a Camena, va un po' di qua, va un po' di là, dà un po' ragione all'uno, dà un po' ragione all'altro, non sceglie sostanzialmente, sceglie di non scegliere e in questo compie peccato, perché comunque la scelta, l'abbiamo visto in Paolo, è quella di dire sì o no, senza nessuna costrizione, va bene? Perfetto. Ci manca Agostino e poi arriviamo brevemente a chiudere su Tommaso, brevemente fino a un certo punto, insomma, arriviamo a, mi concederete magari 5-10 minuti per lavorare un po' meglio su Tommaso. Agostino riprende tutta la tradizione, da Agostino si riprende tutta la tradizione patristica, la tradizione patristica poi diventa la tradizione alto medievale e poi ritorna nel pensiero di Tommaso in un modo molto particolare che vedremo. Per quanto riguarda l'incontinenzia, che ormai chiameremo in questi modi, per Agostino è un disagio, ed è per questo che vi ho messo il nostro Don Abbondio, è un disagio della volontà che simultaneamente, cioè allo stesso tempo, vuole e non vuole una cosa. Ci sono dei bellissimi passi nel settimo libro delle Confessioni in cui Agostino racconta proprio questo stato d'animo, che sembra apparentemente una felicità della mente, ma in realtà è una grande infelicità, perché tutti, cioè tu, io, soggetto, mi volgo in continuazione alla ricerca di quelli che sono beni terreni, in continuazione, uno dopo l'altro, senza essere mai soddisfatto, senza essere mai felice, senza essere mai contento, perché mi rivolgo sempre a cose esterne. Agostino racconta di una volta che, tornando dalla caccia, doveva andare a ricevere le cose per l'investitura a vescovo, e quindi era appena tornato a Tagaste, e dove galoppava, e mentre galoppava a un certo momento aveva dei cani e vede un coniglio, e a un certo momento i cani partono verso il coniglio, lui sa che deve andare assolutamente a Tagaste, arrivare a Tagaste per una certa ora, ma non ce la fa e va dietro al coniglio, e poi dietro al coniglio va dietro un'altra cosa, e poi dietro un'altra, e si perde dietro una sorta di bulimia dell'intenzione morale che riguarda noi tutti anche oggi e che fa sì che perda quella che per Tommaso è definita la rettitudo, cioè il retto ordine morale disegnato da Dio che il cristiano deve seguire per arrivare all'incontro con il creatore stesso, non su questa terra ma ovviamente quando saremo risorti. Ovviamente per Agostino questo è rappresentato dal fatto che doveva essere consacrato vescovo, ma tutto il libro settimo delle Confessioni è pieno, è costellato di questi problemi. Una sola citazione di questa che potremmo definire dispersione dell'animo. Secondo Agostino il bene è l'ordine, perché è Dio che ha dato ordine secondo misura, numero e peso al mondo. Se tu devi esci da quest'ordine, rifiuti e crei disordine. Questo è peccato per Agostino. Agire in maniera disordinata, disperderti. Agostino dice che il disordine e quindi il peccato, anzi dice che il peccato è disordine e il disordine è una dispersio animi. Quella che io vi ho definito in termini più contemporanei come una bulimia dell'azione. C'è un'identica volontà che agisce, non ci sono più le due volontà come in Paolo, c'è un'identica e sola volontà che ci è stata data liberamente da Dio e noi la disperdiamo andando, come dire, distaccandoci dall'ordine. Ego eram qui volebam, ero io quello che voleva, ego qui noleva, e io contemporaneamente colui che non volevo, volevo e non volevo contemporaneamente. Sembra di ascoltare le parole di Zerlina nel Don Giovanni, vorrei o non vorrei, mi trema un po' col cuore, felice ben sarei, ma può turbarmi amore. E poi Don Giovanni, che rappresenta il tentatore, cioè la sensazione tentatrice, la porta al casamento promettendole di sposarsi, non la sposerà assolutamente mai, e Zerlina compierà effettivamente peccato. Questa è la concezione dell'ego qui voleva, ego qui non voleva, si ritrova poi.
Benissimo, questa patologia dell'attenzione è quello che caratterizza, almeno io la definisco una patologia dell'attenzione, contro quella che dovrebbe essere quella che Agostino definisce l'allegria della mente, cioè seguire con allegria l'ordine. Questa patologia dell'attenzione, come quando si entra in una libreria, a proposito di storia della lettura, e vedi che ci sono 700.000 titoli di novità, perché ne escono 70 novità ogni venerdì pomeriggio, e hanno tutte delle copertine sgargianti bellissime, e per me, che sono un bulimico amante dei libri, ovviamente io rimango paralizzato nella scelta, perché vorrei prendere questo, poi passo a quello, poi passo a quell'altro, poi passo a quell'altro, e alla fine vorrei prenderli tutti, non so quali prendo, ne prendo molti, infatti mia moglie non è molto felice, perché non sappiamo mai dove metterli, però è un po' questo quello che c'è dentro. E Tommaso? Veniamo a Tommaso, finalmente. Abbiamo fatto un salto enorme, la distanza che separa noi da Tommaso, cioè noi da Tommaso, Tommaso d'Agostino, è più o meno la distanza che separa noi da Cartesio, che abbiamo fatto proprio un bel salto. Normalmente non si riflette su questo, sono circa 800 anni, in cui c'è un bel periodo, e però non posso raccontarvi 800 anni di storia del pensiero patristico. Vediamo un po' che cosa succede in Tommaso. Chi è l'incontinente, sostanzialmente, per Tommaso? È colui che sotto la pressione delle passioni e del desiderio sensibile, ciò che pure sa essere male. È come il folle, è come l'ubriaco. Egli ha in potenza la capacità di agire bene, ed è per questo che ho aperto su Aristotele, cioè il passaggio dalla potenza all'atto, ma quando si tratta di passare dalla potenza all'atto, pone in atto, cioè passa all'atto, all'azione individuale, dimenticandosi del fatto che ha in potenza la capacità e la possibilità di agire bene. Basterebbe la scelta. Fa partire così l'atto della volontà, la quale non è più autonoma e indipendente come quella di Agostino, no? Abbiamo visto, ma è sottomessa al giudizio delle facoltà superiori, cioè della mente, le quali decidono, perché offuscate dalle passioni, che quel oggetto che vogliono raggiungere è bene. E vincolano, per così dire, la volontà a muoversi verso quell'oggetto. Abbiamo quindi una capacità di scegliere, secondo ragione, per Tommaso. Un desiderio naturale che è conforme alla ragione e che mette in pratica le decisioni di questa capacità, e poi una decisione che si muove verso qualcosa di sbagliato, ma c'è qualcosa che non funziona. Vediamo che cos'è questo qualcosa che non funziona. Abbiamo visto che vi sono alcune situazioni in cui il desiderio sensibile rende noi, voi, tutti, incapaci di agire secondo una scelta virtuosa, che naturalmente è orientata verso la felicità. Per Aristotele era il compimento della virtù, per Tommaso è, ripeto, la felicità, come si trova alla fine del commento all'Etica, e poi per quanto riguarda anche la sua teologia, la felicità dello studioso che studia in maniera, come dire, fruisce della conoscenza in maniera completamente libera e indipendente su questa terra, e poi la felicità celeste che viene determinata dall'arbitrio divino. Dunque, vi sono alcune situazioni in cui il desiderio sensibile rende noi tutti incapaci di agire secondo una deliberazione virtuosa, che è, appunto, vi dicevo, la felicità, alla quale tende comunque l'agire, perché l'agire, come per Aristotele e anche in Tommaso, tende sempre verso il bene. Se io mi costruisco, perché le passioni, come quel famoso cartone animato per cui dove c'era la bambina nella quale le passioni a un certo momento offuscavano la sua decisione, e lei era orientata verso un tipo di umore rispetto a un tipo di altro umore. Se io mi costruisco, perché le passioni influenzano, e le passioni sono sensibili, un oggetto che
ripeto, passioni sensibili, decisione sempre dell'intelletto e della ragione. La ragione tende verso l'oggetto che crede essere il bene. In mezzo possono agire le passioni che sono sensibili e che fanno sì che io mi costruisca un oggetto che credo essere bene, perché io tendo naturalmente al bene, ma che bene non è, perché è offuscato e deviato dalle mie passioni. Ed è per questo che Tommaso sostiene che bisogna ragionare caso per caso, misura per misura, step by step, in un particolare tempo, perché ogni azione non viene solo valutata in relazione alla capacità e alla scelta, ma viene anche realizzata in relazione al fatto che la volontà si dirige, cioè l'atto che si dirige verso il tentativo di possedere questo oggetto, che io credo essere bene, non so, io mangiare spropositatamente, bere smodatamente, fa gli esempi Tommaso, i greci facevano l'esempio della fornicazione, non è detto che sia necessariamente un male, ma comunque muoversi verso qualche cosa che le passioni mi velano, mi costruiscono come un oggetto che non è esattamente, perché è come se ci fosse su, proprio come se fosse velato, eh? Io lo vedo come buono perché la mia ragione tende al bene, le passioni e le emozioni me lo fanno vedere come non buono, io lo vedo in realtà come buono e cosa faccio? Lo scelgo. Una volta che lo scelgo, faccio partire la mia azione volontaria, che è la stessa volontà ripresa dalla tradizione agostiniana, per questo non c'è tutto questo distacco tra l'uno e l'altro, come sosteneva Guppi, ma c'è una collaborazione, un meccanismo proprio generale, perfetto proprio in Tommaso, in cui noi abbiamo la percezione sensibile che viene, che è disordinata, viene ordinata piano piano nei sensi, dai sensi passa all'immaginazione che si forma una immagine di questa cosa, su questa immagine di questa cosa viene astratta una rappresentazione del tutto immateriale su cui può agire il nostro giudizio, perché il giudizio non può agire sulle cose sensibili, perché le cose sensibili potrebbero essere diversamente da come sono, cioè si dice potrebbero essere contingenti, e la nostra scienza non può basarsi su una cosa che domani ti cambia immediatamente davanti agli occhi, e poi su questa cosa universale io decido. Certo che se questa cosa universale alla fine, caso per caso, in quel tempo particolare, è offuscata e io vedo come piacevole qualche bere 3 litri di vino perché le passioni smodate fanno sì che caso per caso io veda qualche cosa che non veda, percepisca, concepisca e poi scelga qualche cosa che è diverso da come in realtà è, appare diverso da come in realtà è, io compio comunque una scelta, perché la ragione sempre fa delle scelte generali e quindi perfetto il meccanismo della mente, ma compro una scelta su un oggetto sbagliato ed ecco che abbiamo il comportamento non virtuoso. D'accordo? Il malvagio è quello che compie sempre il comportamento non virtuoso, il malvagio in assoluto è quello che, pur sapendo di compiere, anzi che non sa neppure questo, non conosce neppure, questo per Tommaso come per Aristotele in maniera diversa, che non sa neppure riconoscere questa sorta di grammatica dell'azione morale, cioè non sa che una cosa appartiene alla sensibilità, che la sensibilità può essere affetta dalle passioni, che le passioni sono sensibili, che sulle passioni agisce la volontà, che la volontà non è del tutto autonoma come in Agostino, perché sennò avremmo ego chi voleva, ma avremmo la bulimia sostanzialmente, la volontà va moderata, chi la modera? La ragione. Questo è un meccanismo perfetto, eh? Sopra la ragione cosa c'è? Chi illumina la ragione del singolo, Dio, d'accordo? È un meccanismo perfetto. Uno può poi decidere che funziona, non funziona, che va bene, non va bene, ma misura per misura e modo per modo, perché se tu non hai la percezione della cosa sensibile non puoi renderti conto che stai agendo in un certo modo o in un altro, perché è la consapevolezza
del funzionamento della tua, del tuo meccanismo di scelta nelle azioni che rende il meccanismo virtuoso. Non so se mi sono spiegato. Tu devi essere consapevole di come funzioni. Se sei consapevole di come funzioni, puoi essere virtuoso. Se non sei nemmeno consapevole di come funzioni, sei il malvagio più assoluto, perché non possiedi nemmeno la grammatica dell'agire morale, sei in ignoranza totale, non hai nemmeno l'ABC, non ne conosci il vocabolario, sei quello che dice io ubbidivo a degli ordini che mi venivano dati, sei Eichmann, per intenderci. E questo verrà sottolineato nel Novecento da Hannah Arendt, che riprenderà alcune concezioni di questo tipo. Nel processo Eichmann e tutti i gerarchi dissero: noi non sapevamo quello che facevamo, non puoi non sapere quello che fai per Tommaso. Così come per gli altri pensatori che abbiamo visto. A un certo momento devi essere consapevole, devi assumerti la responsabilità di scegliere. Davanti a te, altrimenti avrai la posizione di Raskolnikov, in Delitto e Castigo, per cui sa che c'è qualcosa che si frappone fra lui e la realizzazione e cerca di toglierlo di mezzo. Nel frattempo, mentre cerca di toglierlo di mezzo, c'è qualcosa che gli entra nel campo dell'azione in maniera del tutto involontaria, diciamo preterintenzionale, che è la signora anziana, che Raskolnikov, protagonista del Listo Castigo di Dostoevskij, ucciderà. E poi interverrà, visto che Raskolnikov agisce, ha ucciso la vecchia per una sorta di azione che non controllava quello che lui credeva, giusto o sbagliato che sia, essere il bene. Lui credeva che fosse bene uccidere una certa persona per liberare il mondo, era completamente, c'era tutta una serie di teorie dietro che non prenderemo qui in considerazione, ma quello verso cui tendeva era una certa cosa. A un certo momento gli è stata fatta vedere un'altra, perché le passioni gli hanno offuscato, è entrata nel campo visivo per errore un'altra figura, ha ucciso una cosa che non voleva compiere, ha compiuto un atto acratico, ha compiuto un atto cioè di debolezza della propria volontà. È molto più complesso il caso di Raskolnikov, però quello che importa è che successivamente è redimibile. Perché? Perché si rende conto che grazie a Sonia lui riesce a recuperare quello che a noi sembra un pentimento tipicamente cristiano, invece è la capacità di capire come ha agito e come ha funzionato. Non è solamente un pentimento, pentiti e poi sei assolto e va bene così, no. Raskolnikov compie un percorso che gli permette di capire perché è arrivato a compiere certe scelte. E se ne assume la responsabilità successivamente nel male, come poi va a finire tragicamente Delitto e Castigo. Certo non va o non rimane perché non può farlo, perché dal momento che ogni azione è un'azione nel tempo, noi non possiamo rimanere senza agire, perché il tempo 1 in cui io compio un'azione sarà immediatamente seguito da un tempo 2 e io non posso fermare il tempo ininterrottamente. Infatti tutta la riflessione che si trova nella coscienza di Zeno è proprio una riflessione sull'avanzare del tempo, perché non posso, perché la vita nella quale siamo posti, il tempo in cui siamo posti ad essere è secondo un ordine che necessariamente ci porta da un certo punto a un altro punto all'interno del quale poi la vita nostra si chiuderà, e all'interno di questo nostro percorso noi dobbiamo compiere delle azioni per forza. Non possiamo rimanere nell'inazione, altrimenti non vivremo, d'accordo? E di conseguenza, come è quella geniale ripresa di Delitto e Castigo che è stata fatta in Match Point da Woody Allen, la palla da tennis, a un certo momento, se avete visto questo bellissimo film, se no vi invito a vederlo, c'è una partita a tennis, a un certo momento la palla colpisce il nastro e resta sospesa per un attimo tra la scelta da una parte e la scelta dall'altra, e lì si compie
il momento esatto in cui a un certo momento tu devi avere la responsabilità e l'etica di agire consapevolmente, cioè di sapere come stai agendo e che l'agire comporta il rischio che le passioni ti offuschino la scelta, ma che questo comunque non comporta il fatto che tu non possa compiere delle altre scelte, caso per caso. Vi ringrazio. Professore, per questa introduzione a Tommaso, che è un oceano che ovviamente non poteva essere concepito nello spazio di un'oretta neanche di conversazione. A proposito di Tommaso, comunque vi dico, forse lo sapete già, che tutto Tommaso d'Aquino è presente in internet, in vari siti, sia nel testo originale latino sia tradotto. E invito anche chi ha una minima conoscenza di latino, ma proprio minima, diciamo, a leggerlo, a gustarlo in latino, perché è un latino così italiano, no? Che diciamo, e poi ha questo modo, posso dirlo, veramente logico di procedere, per cui è può suscitare appunto un piacere della mente. Ora si dà lo spazio per le domande, forse molti di voi sanno già che si possono fare domande, oppure oralmente, oppure per iscritto, vi è stato distribuito una schedina, un foglietto dove si può porre la questione o fare il breve intervento. C'è un minuto di tempo, questo minuto è valutato oggettivamente da questa clessidra che ha varie posizioni, ma è quella da un minuto, quella che io uso. Ci potrà essere anche un minuto e qualche secondo, ma insomma fondamentalmente questo per dare l'idea che bisogna essere succinti, e d'altra parte la mia convinzione è che in un minuto si dicano molte proposizioni e si possa esprimere molto chiaramente la propria idea. Detto questo, lo spazio per noi c'è. Una gentile signorina che è dotata del supporto magnetico sonoro per dare voce a ognuno di voi. Prego, qua. Buonasera. Volevo chiamare. Tutto bene, no? Adesso la si spiega. Può andare? Sì, può andare. Dunque, la domanda è questa, che mi sono un po' di domande, così sono interessanti. Cioè, se mi sembra di aver capito che i sensi, i nostri sensi, cioè la nostra corporeità, attraverso la nostra corporeità, non si può raggiungere un sapere universale, perché è soggettivo, no? Sì. Faccio un esempio su questa stanza. Se io volessi dire che temperatura c'è, ognuno avrebbe la sua temperatura. Quindi dal corpo, dalla proprietà, non si raggiunge un sapere valido per tutti, oggettivo. Ora, come si fa a trovare un sapere valido oggettivo? Platone, mi sembra di aver capito, che aveva inserito, in questo qua, l'anima. Cioè, dentro l'anima, siccome non c'è corporeità, si può arrivare attraverso, forse lo potete domani, insomma, attraverso una verità assoluta, insomma, assoluta, valida per tutti. Quindi volevo capire, insomma, come se il corpo non ci dà queste verità, perché non ho capito in effetti cos'è l'anima, dov'è e cosa serve. No, perché si serve per questo, no, perché mi sembra di capire. Lei non ha un minuto. No. Mi sembra di capire che Agostino aveva introdotto, aveva rubato, fra virgolette, il concetto di anima da Platone per inserirlo in un contesto di salvezza cristiano, una roba del genere, insomma, non so se. Però oggettivamente non ho capito tanto bene il concetto, devo essere sincero. Però oggettivamente lei ha superato abbondantemente. Scusa. No, ma ho capito benissimo quello che ha chiesto. Allora, ci sono alcune cose da dire. Primo,
Agostino non prende da Platone alcune cose, il riferimento di Agostino non è, è sì Platone, ma è più che altro il riferimento più prossimo delle teorie neoplatoniche, e Plotino in particolare, e tutta una serie di pensatori tardoantichi che poi si ripercorrono in tappe nel racconto delle confessioni, e poi il pensiero storico, secondo il quale in particolare la corporeità, in maniera particolare per Agostino, perché per Agostino non è così, non è assolutamente rifiutata, tant'è vero che Agostino ne ha fatte di tutti i colori prima di convertirsi, e la base della carne è per Agostino una cosa fondamentale, e la sensibilità, come si legge nel De Beata Vita ad esempio, e nei dialoghi giovanili, quelli di Cassaciaco ad esempio, è una cosa fondamentale per Agostino, dalla quale non si può prescindere per partire verso una conoscenza. Quindi quello che avete visto, secondo il quale Agostino ha ripreso, ha rubato a Platone una cosa, è un po' ventato, diciamo così, da un punto di vista storico-filosofico. Quello che fa Agostino è tenere sempre conto dell'importanza della corporeità. Se un altro grandissimo pensatore della tarda antichità, come ad esempio Plotino, cerca di liberarsi in tutti i modi dalla corporeità, così non fa Agostino, che ne tiene sempre conto. Veniamo, perché l'anima è fatta anche di emozioni, passioni e cose derivate dalla sensibilità. Se tu non avessi la conoscenza di un oggetto sensibile, se io non avessi visto la lepre mentre cavalcavo, io che mi credo Agostino in un momento di follia, mentre cavalcavo per andare a farmi vescovo, farmi nominare vescovo secondo un momento di follia, potuto deviare e andare verso un oggetto sensibile, d'accordo? Per cui per l'anima di Agostino è fondamentale che ci siano delle cose materiali. Lo stesso per quanto riguarda Tommaso. Che cosa ci assicura, lo dirò molto brevemente, che passiamo da quella che è una semplice conoscenza, cioè dalla scienza, anzi da una semplice conoscenza che può essere diversa, cioè epistemica sostanzialmente, alla conoscenza vera e propria universale. Il fatto che siamo in grado di poter esprimere dei giudizi universalmente validi, cioè che sono validi per tutti, e questi giudizi si esprimono attraverso un modo logico di concatenare delle proposizioni individuali in proposizioni necessariamente universali, che si chiamano sillogismi. Quando in un certo momento da due premesse deriva necessariamente una conclusione universale, ecco che ho compiuto un ragionamento che vale per me, per lei e per tutte le persone qui. Non necessariamente tutti i sillogismi ci portano a un ragionamento universale. Vi sono alcuni sillogismi che portano a un ragionamento pratico, e questi sono influenzati o influenzabili, o io posso scambiare per un ragionamento universale, perché ho offuscato dalle passioni, un ragionamento che invece è pratico, cioè si basa sull'attestazione di una cosa sensibile, la quale può essere diversa da come è. Mentre invece il fatto che tutti gli uomini siano mortali, perché Socrate è mortale e Socrate è un uomo, non può essere diverso da come è. Non è una questione che riguarda necessariamente l'anima, quanto le facoltà del ragionamento. È per questo che siamo confusi, ci chiediamo. Cioè l'universalità per Tommaso non è dettata solo e esclusivamente dalle facoltà dell'anima, ma c'è una facoltà, l'anima la deve percepire come una specie di grande hardware all'interno del quale vi sono tutta una serie di software. Uno dei software principali è quello del ragionamento, cioè il giudizio. Per essere un giudizio universale uguale per tutti non può assolutamente che essere, e cioè per essere necessario, perché è la necessità che fa sì che la scienza sia uguale per tutti, se no non funzionerebbe, io non posso basarmi altro che su un ragionamento logico, universale, che è la facoltà più alta delle nostre capacità di ragionare. L'anima non è un qualche cosa, è una serie di funzioni,
è una serie di meccanismi, d'accordo? Che agiscono uno sull'altro. Certo, non posso basarmi solo sull'anima, su quello che mi dicono i sensi, perché i sensi, come dice lei, giustamente possono dirmi, lei può avere la febbre e dire ho un caldo tremendo e ritenere che sia giusto girare per questa stanza nudo, mentre invece la morale comune ritiene che non, questo non sia valido. Perché sì, non è necessario che una persona non giri nudo, ma questo lo decide un giudizio sillogistico universale, cioè un ragionamento logico, per cui da premesse individuali tu giungi a conclusioni necessarie e universali, valide per tutti. E le premesse sono assiomi, per quanto riguarda la scienza, come dice Aristotele all'inizio degli analitici secondi. Prego. Buonasera professore, innanzitutto la ringrazio di questa sua lezione. Io non conosco per niente Tommaso ed ero convinto di ascoltare un discorso che non tanto il caso per caso, ma un pochettino di più di quella che era la somma teologica. Perché faccio questo discorso? Perché prima di tutto mi domando, quando è che si è cominciato nella storia a parlare di cattolicesimo? Partiamo una data. Poi mi domando un'altra cosa. La somma teologica, che poi dopo si è tradotta in dottrina sociale della Chiesa, è stata un buon viatico per far sì che il Concilio di Trento facesse i disastri che ha fatto e avviare la controriforma? Grazie. Allora, vediamo di mettere un po' d'ordine. Tutti i riferimenti, o la maggior parte, tranne alcune parti che vengono dal commento all'etica di Tommaso, che ho fatto in Tommaso, vengono dalla sua opera principale, cioè la Somma Teologica, cioè la Somma di Teologia, che si distingue in una cosiddetta prima, cioè una prima parte e una prima seconda parte e una seconda. Sono diverse redazioni dell'opera di Tommaso. L'opera è stata scritta intorno agli anni 60 del XIII secolo e il povero Tommaso non poteva sapere, mentre la scriveva, che cosa sarebbe stata la dottrina sociale della Chiesa, perché la Chiesa di Tommaso era tutt'altra rispetto alla Chiesa di Leone X, il quale ha usato il pensiero di Tommaso per far sì che in un momento, per carità, lecito il fatto, il Papa faceva quello che gli pareva. Io vi ho raccontato Tommaso, non vi ho raccontato Tommaso l'Anatomista, però il quale, appunto, vi stavo dicendo, Leone X ha costruito una dottrina sociale della Chiesa, cioè una dottrina politica e anche una dottrina scientifica, diciamo così, che cos'è scienza per quanto riguarda il pensiero del Novecento, sulla base del fatto che dal momento che tutte le scienze in Tommaso vanno a inserirsi in quella perfetto diadema che prevede la teologia, anzi la metafisica, e poi grazie al salto dell'analogia dell'essere il passaggio alla teologia, e sopra la teologia esserci Dio, ecco che avevamo un passaggio perfetto senza soluzione di continuità per Tommaso, addirittura dalla conoscenza sensibile di cui parlavamo sino a Dio, cioè il principio della creazione, e questo è Tommaso, per i teologi del XIX secolo e del XX secolo in arrivo, con tutta l'esplosione delle ricerche scientifiche che andavano ciascuna per i fatti propri senza essere ricondotte sotto un principio unico, serviva per i cattolici che andassero sotto, così come le dottrine politiche, una dottrina sociale o un'unica dottrina scientifica. Non hanno potuto, o non hanno saputo, anzi hanno saputo genialmente trovare nel diadema perfetto della costruzione di Tommaso quella possibilità di far rientrare tutto, come in un puzzle sostanzialmente, come in un gioco a incastri, nella teoria di Tommaso. Ma questo non è Tommaso, purtroppo. Da 30 anni a questa parte si sta restituendo a Cesare quel che è di Cesare, a Tommaso quel che è di Tommaso e a Dio quel che è di Dio, e queste sono altre cose. Per cui questo è
una prima risposta. Il neotomismo non è Tommaso, e i danni che ha fatto principalmente, perché sulla dottrina sociale della Chiesa, se Leone XIII riteneva che andasse bene così, evidentemente aveva le sue ragioni per farlo. Io posso essere o non essere d'accordo, ma non è mio compito esprimermi qui, insomma, sostanzialmente. Falato rispetto al tentativo di unificazione sotto un unico principio di tutta la libertà della ricerca scientifica, la ricerca dottrina sociale della Chiesa in realtà ha fatto del gran bene, insomma, rispetto a tentare di organizzare la chimica, la biologia, tutti questi sviluppi delle scienze sotto la teologia, l'anno unico della teologia e del creazionismo, dal mio punto di vista. I danni ne ha fatti più nel tentativo di mettere Darwin sotto un principio creazionista più che la dottrina sociale ha aiutato, ma questo è un mio punto, è il mio punto di vista, da laico peraltro. Altra cosa è però il Concilio di Trento. Qui stiamo parlando però di una cosa successa verso la fine del Cinquecento, che ha fatto dei grandi danni contro la Controriforma o meno, perché ha permesso poi il recupero e una reazione cattolica contro una riforma papalistica propugnata dal luteranesimo sostanzialmente, e qui un cattolico giustamente dovrebbe risponderebbe, ma la Chiesa dovrebbe reagire in qualche modo, e ha reagito con la rivoluzione barocca, insomma, sostanzialmente con tutto quello che è. E un luterano le risponde: beh, la Chiesa non poteva, c'era un falso papa a Roma che si ammantava, e quindi hanno fatto bene le truppe a invadere, a fare il sacco di Roma. È la storia, non saprei. Però non confondiamo il Concilio di Trento, che veramente è stata una spinta riformatrice in atto, hanno come rilanciato, si sono trovati davanti a un tavolo da poco, davanti a alcune scelte particolari, di particolare rigore e di particolare povertà evangelica, cioè un ritorno al Vangelo primigenio, hanno scelto i teologi del Concilio di andare verso, di rilanciare in atto. E quindi abbiamo avuto lo spazio, le grandi riflessioni, i grandi studi, l'università, tutta una serie di cose. Costruzioni, statue meravigliose, cioè hanno deciso, esploso il barocco, cioè esplode il mondo sostanzialmente, hanno deciso di fare esplodere il mondo in diverse direzioni, una più ricca dell'altra, mentre la Germania o comunque i paesi di lingua tedesca sceglievano di andare dall'altra parte. Questo è così che è andata la storia sostanzialmente, non è che possiamo costruire come oggi va tanto di moda delle storie che vanno diversamente da come. Però manteniamo, è importante distinguere bene le cose, cioè questo è molto importante secondo me, cioè non costruire il modo in cui avrebbero potuto andare le cose o come sarebbero andate se. Cioè delle storie che si chiamano controfattore, cioè contro quello che è avvenuto nel passato. Il passato è andato come è andato. Quello che è importante, e possiamo giudicarlo nel tempo grazie al fatto che siamo storici, quindi prendiamo una distanza. Quello che è molto importante è però far sì che del passato sia ricostruito bene, cioè senza cercare di fare confusioni, noi possiamo avere dei moniti responsabili, perché grazie a quello che è avvenuto nel passato ci sentiamo responsabili per le scelte presenti da consegnare all'incertezza dell'avvenire. Questo è che ci fa un po' paura, perché sappiamo che essere un po' labile. Questo è il mio punto di vista. E perché sia così, il passato va ricostruito in maniera corretta, non diversamente da com'è. Grazie. Dell'acrasia e dell'incontinenza, continenzia. Sì. Allora, a quanto ho capito, diciamo che la linearità delle regole morali viene inficiata dalla possibilità di svicolare a seconda delle nostre mancanze di volontà, no? Quindi, ma per la parte meno male che ci sono questi scivolamenti, perché ci comportano delle varianti di quello, ovviamente saremo tutti gli atomi, quindi fatto anche secondario a questa.
queste cose ci comporta l'errore. L'errore ci comporta anche la modificazione, dopo aver sperimentato l'errore, appunto del nostro modus vivendi. Secondariamente, chiaramente stiamo in una società in cui stiamo tutti insieme, quindi la regola che ci regola sono le leggi, altrimenti ci sarebbe un'anarchia. E volevo chiedere se Tommaso d'Aquino, dal punto di vista, diciamo, è considerato un autore moderno e può essere traslato alla situazione attuale. Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda, sono assolutamente d'accordo con lei, tant'è vero che Tommaso, come del resto Aristotele fa, distingue l'acratico dal malvagio. Il malvagio è quello, adesso io non potevo andare ad addentrarmi nelle teorie aristoteliche e tomiste, ma il malvagio è quello che agisce secondo una disposizione ad agire che si chiama habitus, l'habitus è sostanzialmente il fatto che io ripeto una cosa malvagia e poi la ripeto un'altra volta e un'altra e poi mi si forma una disposizione proprio tale per cui io non posso più cambiare le cose ed ecco il necessitarismo di cui parlava lei, cioè gli automi. Il malvagio è automaticamente cattivo, cioè ha un habitus tale per cui è naturalmente portato sempre ad agire in maniera malvagia, d'accordo? L'acratico, è per questo che l'ho preso qui in considerazione, perché tutti lo siamo, e l'ho detto all'inizio proprio, no? Del mio intervento, e lo riconosco come un valore non del tutto negativo, anzi, secondo me è importante. L'acratico per che cosa agisce? Non in base a un habitus, ma in base a uno status, cioè per un determinato tempo, e per quello che è caso per caso, in un determinato tempo è offuscato. Poi le nuvole vanno via e lui riprende correttamente o meno secondo quello che si ritiene essere la correttezza, oppure magari vengono, e di qui e in qui sta, e rispondo alla sua seconda domanda, le riprese tomistiche contemporanee, mentre per Tommaso, ovviamente, che non poteva che essere un credente del 1270, non un credente di oggi, mentre per Tommaso la ripresa era un ritornare sulla retta via, cioè sulla retta via che porta al corretta poi avanzamento dell'anima del credente, il viator, come lo chiama Tommaso, come lo chiamano tutti i pensatori cristiani, verso il tentativo di raggiungere il creatore, di vederlo poi un domani faccia a faccia e non in maniera distorta, come sempre dice Tommaso, per uno specchio e un enigma, come dice Paolo, scusi, e mentre per noi il fatto che per un momentaneo offuscamento delle passioni si possano vedere le cose in maniera altra rispetto al modo in cui tradizionalmente siamo abituati a vederlo, può essere frutto anche, come ha giustamente sottolineato lei, di uno scarto per cui si decide che c'è un certo momento che qualcuno ha scelto di compiere delle cose dalle quali un pensatore ortodosso del 1270 non poteva che tornare con la redenzione, e noi laici o non laici, credenti in una maniera diversa del 2020, possiamo vedere degli scarti che ci permettono magari di trovare soluzioni alternative rispetto a quelle date. Qual è il centro? E così unifico le due risposte. La responsabilità della scelta. Questo è, secondo me, quello che lega Tommaso a noi. La morale è assoluta o relativa? Per Tommaso assoluta, per le riprese che riprendono il meccanismo, le riprese contemporanee che riprendono il meccanismo di Tommaso e lo usano in relazione a un'attualizzazione, è relativa al contesto dato. Per Tommaso invece relative sono solo le azioni che possono essere offuscate perché ti crei un oggetto sbagliato, caso per caso. Tommaso non può dire che la morale è non si può chiedere a Tommaso una cosa del genere, però noi possiamo prendere e dire va bene, possiamo relativizzarla socialmente, sostituendo questa tensione verso la divinità, per chi crede
rimane la tensione verso la divinità, per chi non crede rimane un collaborare, un compatibilismo, un collaborare assieme nella costruzione di regole sociali responsabili e condivise. Una domanda scritta. Debolezza di volontà dovuta a mancanza di conoscenza. Se è così, visto che la conoscenza completa è impossibile da raggiungere, questo giustifica parzialmente chi opera. Debolezza di volontà è dovuta a mancanza di conoscenza. La debolezza di volontà, più che dovuta a mancanza di conoscenza, per Tommaso è dovuta al fatto che tu credi di conoscere, credi, c'è una piccola parolina che è credere o sapere, sono verbi particolari, credi di sapere come stanno le cose e le passioni che per noi oggi, e per questo si collega anche al discorso che mi faceva lei, le passioni oggi per noi fanno parte della sfera alta del ragionamento, le teorie delle passioni, le teorie delle emozioni sono tutte nelle parti più alte delle nostre facoltà cognitive, mentre invece per Tommaso le passioni erano svilite, non cancellate, non abbandonate, come diceva il nostro Volpi, assolutamente, però sono legate alla sensibilità. Per noi la sensibilità non è poi così da buttare via, non solo, ma le passioni che ci muovono ad agire fanno parte di facoltà molto alte delle nostre capacità cognitive, di quelle che noi chiamiamo le nostre funzioni neurologiche e cognitive. E in questo caso debolezza di volontà non è dovuta a una mancanza di conoscenza, perché tu conosci comunque per Tommaso e conosci in direzione di quell'oggetto che tu ritieni, credi essere il bene, ma se c'è una passione che ti cambia il senso sotto il quale tu leggi quell'oggetto che credevi bene, invece per un momento non è bene, tu credi all'oggetto sbagliato. Non so dove sia che mi ha fatto la domanda, ma questa è, ecco, questa è la risposta, va bene? Ci costruiamo, diciamo così, degli oggetti, grazie alle nostre intenzioni, che per il peso delle passioni, che per Tommaso erano esecrabili, per noi invece non lo sono, ed è per questo che possono anche tornare utili, soprattutto le passioni sociali, di cui siamo investiti in continuazione oggi, la paura sociale che è anche utilizzata a fini politici, no? Propagandistici. Ebbene, noi, sotto l'influsso delle passioni sociali, siamo portati a credere nella correttezza di alcuni comportamenti che sembrano essere virtuosi, virtuosi non sono, perché ci siamo costruiti, secondo Tommaso, offuscati, secondo me no, influenzati dalle emozioni, degli oggetti che crediamo buoni e verso i quali tendiamo, perché noi tendiamo al bene. Il punto di partenza è l'uomo tende al bene. Se poi l'oggetto che si crea è sbagliato, tende a un oggetto sbagliato, d'accordo? Non è la conoscenza e neanche la volontà. La volontà non può essere smodata perché è comunque sottoposta al giudizio della ragione, ma l'oggetto, in questo caso, è un oggetto che Tommaso ritiene essere sbagliato, e che dà origine a un comportamento esecrabile per un certo periodo di tempo. È lacratico, e non, invece il malvagio che non si riconosce sarà sempre colui che pecca o sempre colui che non sceglie. Noi possiamo scegliere, possiamo sbagliare, possiamo, perché momentaneamente sottoposti a momenti di deficit etico o cognitivo, credere che una cosa sia un'altra, o magari sotto l'influsso dell'alcol, via dicendo. Però dopo, quando torniamo in noi, ecco che, grazie anche alla comunità sociale, veniamo riportati verso le responsabilità. Il malvagio, invece, è quello che compie sempre, per quello che Tommaso definisce un abito, cioè una disposizione ad agire sempre male, compie sempre il male. Don Giovanni è il malvagio, lui le seduce tutte. Tutte cerca di far deviare, non solo Zerlina una volta sola. Ha una lista addirittura di donne, in Germania 1300, dappertutto. Perché? Perché è naturalmente portato al male, cioè a far vedere le cose in un certo modo diverso da come stanno. Posso rifare una domanda? Sì, prego.
50 anni fa ci separano dagli scritti di Tommaso ad oggi, sbaglio? Sì. Quindi io penso che sia anche scusabile una mentalità come quella di Tommaso. Lui è sicurissimo, in caso di disaccordo, che il primato è quello della Chiesa sullo Stato. Perché? Perché lui ha la verità assoluta, lui ha Dio davanti, tutte le altre religioni sono in errore, solo la sua alla verità assoluta, quindi lui sa con certezza che il primato deve essere quello della Chiesa sopra lo Stato. Nel XIX secolo, quando c'era Leone XIII, finalmente la società degli umani ha partorito il giurisdizionalismo, lei sa che cos'è? Sì, è già stato partorito nel XV secolo con Grotius. Sì, però è venuto fuori nel XIX secolo, applicato. Questo guidato. Ecco, quindi è scusabile. Ma io non sto attaccando Tommaso, il quale peraltro ha scritto un libro che si chiama De Regimine Principis, nel quale esalta le virtù del buon principe secondo lo studio della politica di Aristotele, che gli era stata tradotta proprio pochi anni prima da un traduttore bravissimo che si chiamava Guglielmo di Merbeck, che gliel'ha messa a disposizione, e poi era stata addirittura tradotta per Filippo II in volgare, e Tommaso era consulente anche diremmo oggi di Filippo II. Quindi io non sto assolutamente attaccando Tommaso, sto dicendo mettiamo Tommaso nel secolo di Tommaso ed eventualmente utilizziamo alcune parti del pensiero per quello che può essere importante oggi, ma lungi da me dire che Tommaso ha fatto delle cose sbagliate oggi. L'attualizzazione è il rischio che si corre oggi, secondo me. La profondità storica è quella prospettiva che ti permette di far sì che le cose siano messe in una distanza tale per cui puoi assumerti delle scelte oggi responsabili circa una ulteriore prospettiva in avanti verso quello che che dobbiamo per i nostri figli, per le nostre generazioni future, assumerci nei confronti dell'avvenire, del futuro. Veramente l'ultima cosa che volevo io prendere in considerazione era un'accusa a Tommaso, altrimenti non sarei venuto qui a parlare di Tommaso in primo luogo. In secondo luogo, come ho già detto proprio all'inizio del mio intervento, mi era stato chiesto quando nasce il cattolicesimo, io direi con Nicea, insomma, con il credo in seno sostanzialmente, quando a un certo momento si decide che il cattolicesimo è caratterizzato da una particolare concezione del dogma trinitario, ed è la concezione del dogma del credo, quello che recitiamo a messa tutte le domeniche, insomma, sostanzialmente, che è stato recentemente un po' cambiato da Papa Francesco, ma insomma è quello. Per cui a un certo momento sono stati poi considerati eretiche tutta una serie di altre sette e il cristianesimo cattolico è andato avanti. Ma da allora in avanti non c'è pensatore cattolico che possa dirsi non credente. E Tommaso è uno dei campioni della cristianità, ma nessuno gli vuol togliere questo titolo assolutamente. Non era assolutamente mia intenzione. Non è il giudizio della storia, non può anche non essere così monolitico oramai, possiamo anche permetterci di vedere alcune sfaccettature, senza per questo mettere in discussione ciò in cui una persona crede. Ecco, possiamo aprirci a un pluralismo di punti di vista, anche sui campioni della Chiesa, secondo me. Il quale non significa aprirsi a un relativismo, per carità, ma riconoscere che il loro pensiero era il loro pensiero, e il pensiero di Leone XIII è il pensiero di Leone XIII. Altra cosa. Io forse sono un po' più critico di quanto continuare il XIII, però ognuno è libero di credere in quello che vuole dal mio punto di vista, per cui... Aperto lei, chiudo lei. No. Basta che non mi chiede cosa è la filosofia. No, ma ci mancherebbe altro. Perché? Ma no, nessuno ha mai sostenuto questo. Mi soffermare un attimo sulla differenza che c'è fra credere e sapere. Sì. Perché se io, finché secondo me uno che crede non sa, nel senso che 2 più 2 faccia 4, io non è che lo credo, lo so. Quindi c'è una bella differenza. Sì. Sempre, quando un cristiano mi dice, io non so, purtroppo non credo parlando incerto, così. Quando mi dice io credo in Dio, sì. Cos'è? Cosa vuol dire credere in Dio?
lo sa che c'è Dio? Crede, perché se finché credo non so, si apre il discorso. Sì. Insomma, voglio dire, quindi non basta credere. Ma se uno dice che... Dio, quando uno dice, ma tu credi in Dio? Ma Dio non vuole essere creduto, Dio vuole essere amato, che sono due cose, ad esempio, io non sono mai stato negli Stati Uniti, però se uno mi dice ci sono gli Stati Uniti, io dico di sì. Sì, questa è una conversazione che usa Agostino di Ippona. Questo non vuol dire che io ami. Questo non vuol dire che ami gli Stati Uniti. Neanche Occam. Quindi non basta credere in Dio, bisogna amarlo, che è una cosa totalmente diversa. Qui dopo la fede secondo me vacilla. Perché come si fa a amare Dio? Come può essere finito pensare amare un infinito? Già solo pensare è un problema. Ma che ci viene incontro Dio, dice Dio, tu puoi amare me alla sola condizione che tu ami il prossimo tuo come te stesso, perché io sono in te, ma sono anche in lui, e sono anche in lui, quindi amando lui, ami me. Grazie. Lei ha già fatto la doppia, se posso dire. Però l'argomento è interessante. È abbastanza interessante, direi. Ci bacia uno spazio. Comunque. Ma se, nonostante questa specie di trono che ho dietro le spalle, se io vedessi una risposta precisa a questa domanda non sarei qui, ma sarei molto probabilmente in San Pietro, e avrei fatto ieri, mercoledì scorso avrei fatto l'Angelus, e quindi non mi sento in grado di rispondere fino in fondo a questa domanda. Certo è che il far credere e sapere, anche dal punto di vista logico, c'è una grandissima differenza, che non riguarda solamente il credere e sapere dal punto di vista del credere e sapere religioso, cioè un oggetto di credenza non è un oggetto che si sa, io posso credere all'esistenza di questi unicorni, anche se so che non esistono unicorni. Eppure ci credo tranquillamente, e quindi da un punto di vista della logica è dimostrato che ci sono dei teoremi che ci dimostrano che io posso credere a oggetti impossibili, e la matematica ci aiuta in questo con i teoremi vari, e questa è una cosa, per cui è un discorso generale. Dal punto di vista più strettamente teologico, sì, effettivamente sapere dell'esistenza di Dio e credere nell'esistenza di Dio sono due cose differenti. Anselmo d'Aosta nel monologio, e poi l'ha ripreso anche nel proslogio, sosteneva che credut intelligam, che è una frase che è stata poi ripresa anche da un teologo del Novecento che si chiamava Karl Barth, che ha scritto un libro che si chiama Fides Queres Intellectum, proprio la fede che va alla ricerca dell'intelletto, per cui c'è un sistema circolare per cui tu credi per intelligere, e nel momento stesso in cui intelligi, cioè capisci, ecco che ti rendi conto che valsa la pena credere, e vai avanti così. Questo è un buon modo per giustificare una credenza anche con dei presupposti razionali, cioè una credenza nella razionalità e non una credenza razionale basta. Credere per argomentare, argomentare per credere in continuazione, come un circolo che va sempre più veloce, sinché alla fine tu hai una specie di momento estatico con cui riesci a metterti per un attimo in connessione con quello che crederai essere domani in tuo contatto con quello in cui credi, indipendentemente da che tipo di Dio sia. Questo è un modo di ragionare di Agostino, di Anselmo d'Aosta, della civiltà monastica. Tutti i benedettini ragionano in questo modo, e via dicendo. Poi c'è il credere per scommessa, cioè le forme e i modi della credenza sono tanti quanti sono probabilmente poi le loro incarnazioni materiali, le loro creazioni terrene. Io credo che nelle religioni del libro una grandissima influenza abbia avuto e rivesta tuttora il fatto che si crede sulla base della consapevolezza di conoscere delle parole scritte e rivelate, che sono state scritte e rivelate su dei supporti, cioè i libri sacri in particolare, che vengono studiati, ristudiati, tramandati, scritti, riscritti e via dicendo. Non saremmo qui in una biblioteca se non credessi questo. Dunque, qui c'è un quesito breve, forse non è brevissimo, con questo adesso glielo faccio, quesito scritto, e con questo credo che
non daremo ulteriore seguito perché credo che la risposta, ma insomma, non sia velocissima. Le cinque vie. Le cinque vie. Non ho chiaro chi costruisce queste vie. Io mi sono fermato alla terza via, dove Tommaso afferma a priori l'esistenza di un creatore, per cui tutte queste cose viventi esistono, è motivo di questa forza vitale che ha dato origine a tutto. Posso avere uno schema semplice delle altre quattro vie, ma sostanzialmente per quanto riguarda le cinque vie, sono i cinque modi attraverso i quali, partendo dalla conoscenza del sensibile, si arriva alla conoscenza. Alla conoscenza per un processo di consapevolezza di perfezioni sempre maggiori della esistenza di Dio. Sono cinque perché sono cinque i livelli che si percorrono uno dopo l'altro. Si parte da una conoscenza sensibile di cose che possono essere diverse. Ci si rende conto del fatto che il fatto che ci siano cose che sono diverse tra di loro necessitano di un qualcosa che sia in mezzo e che sia perfetto e che queste cose condividano insieme e si passa alla seconda via. Questa seconda via sarà abbandona la sensibilità e ci si muove verso un ambito in cui si creda l'esistenza di un sommo bene. Il sommo bene presuppone il fatto che vi sia qualcuno che l'ha ordinato questo bene, perché tutti i beni tendono a un bene particolare. Poi si passa al punto di vista morale, per cui ci si rende conto che questo sommo bene è misura, ed è una misura che è stata regolata e normata, ed ecco che si passa alla terza via, che è quella secondo la quale tutto ciò che è bene, che è misurato, è mosso perché ci si muove dalla potenza all'atto, per cui è diventato un singolo bene che è mosso dalla potenza all'atto. Ma c'è bisogno di qualcuno, e siamo alla quarta via, che faccia passare l'uomo dalla conoscenza dalla potenza all'atto, ed ecco che questo qualcuno che fa passare dalla potenza all'atto non può essere imperfetto, perché non può egli stesso passare e essere il motore di quello che muove, cioè deve essere motore di se stesso. Il motore di se stesso non sarà altro che l'evoluzione in senso cristiano del primo motore immobile di Aristotele, e sarà causa sua e sarà motore di se stesso, e muoverà così non solo tutta la fisica, ma anche tutti gli aspetti della biologia e anche tutti gli enti sostanzialmente. Ci deve essere un primo motore che muove tutti gli enti. Chi sarà questo motore che muove tutti gli enti? L'essere, che è in tutti gli enti. Chi muove l'essere a diventare ente, cioè a diventare questa singola cosa dall'universalità del concetto? Necessariamente qualche cosa che è in grado di riprodursi solo esclusivamente come motore che deriva da se stesso. Questo qualcosa è, per Tommaso, visto che si muove secondo un fine, Dio, che muove l'essere in quanto tale, cioè la metafisica, a partire da un presupposto teologico. E si ha un collegamento per cui si passa per analogia dall'essere all'essere supremo che muove all'attualità tutti gli esseri individuali, sino a quelli più bassi e sino a quelli materiali. Questo è sostanzialmente è un percorso di graduale ascendenza sino a rendersi conto che c'è un motore che è causa del proprio movimento, per cui è causa prima di quelle che sono, quelle che siamo, che muovono tutto il nostro mondo, che è un mondo di cause seconde, perché noi deriviamo da un'unica causa prima che non è causa di nulla. E questa è la quinta, alla quale o crediamo o non crediamo. Però ci possiamo arrivare razionalmente a questo. Bene. Bene, allora, visto che non ho potuto salutare nessuno all'inizio a causa ritardo, vi congedo e mi congedo e appunto mi scuso del ritardo con tutti voi, con il professor Fedriga e con il dottor Di Bella. A mio discapito però, pensando al discorso della bulimia dell'azione di Agostino, posso dire che mi sono comportata esattamente al contrario, perché trovandomi in un gruppo di escursionisti partiti stamattina, un gruppo di 60-70, per rimanere fedele al gruppo, anche io ho scivolato nell'ora e mezza di ritardo
rispetto al, come dire, alla tabella di marcia, e quindi eccomi, ecco perché non ero qui con voi alle 5. Invece voglio ricordare che domenica 19, cioè domenica prossima, ci sarà il dottor Marino Gnola che parlerà di Claude Lévi-Strauss, il cibo primordiale, e quindi appuntamento a domenica prossima a tutti. Grazie.